Patria Milano, Giuseppe Filpi, che è cresciuto nell'Atletica Agropoli, nell'Avis Barletta, poi Mattia Montini, Lecco Colombo, la sua società d'origine, Carabiniere. Dal Molin in quinta. Gran partenza al solito, Fofanà è partito meglio di altre volte. Perini che prova a rimettersi in assetto, davanti c'è Dal Molin, ci sono due poliziotti davanti. Dal Molin davanti a Fofanà, Dal Molin davanti a Fofanà, 13-41, non è male, più 1-2, molto bene. Questo è un bel risultato che gli dà ulteriore slancio nella qualificazione ai giochi olimpici. Bravo Paolo Dal Molin, 13-60 in batteria, con di semifinale, con un po' di vento contro, sta per cominciare il salto in lungo da una parte, il getto del peso dall'altra, femminile da un lato e maschile dall'altro, con risultati soprattutto al getto del peso sensazionali che si attendono. Bello il 13-41, vediamo se sarà confermato per qui il sorriso bene, di l'ha chiuso Paolo bene Dal il 110. Addirittura Fofanà lo ha pungolato perché stava rimontando. Ecco, poi questo sarebbe bello, questo sì. 13-27 che c'è scritto qui. Ho il timore, attenzione, che se fosse 13-27 che compare anche sull'informatica. Sarebbe record italiano. Esatto. Emanuele Abate. Sarebbe primato italiano quello di Emanuele Abate, 13-28 più 0-7 fatto a Torino. È apparso un 13-41 e ancora appare sul display. Quindi prendiamola con tanto di molle questo risultato. Vediamola la gara di Paolo Dal Molin, seguito da Antonio De Santis, molto di recente. Secondo posto per Hassan Fofanà. Al terzo turno di lanci si è portato in quinta posizione con la misura di 68 metri e 64. Primo, secondo e terzo, i soliti noti, esce quel 13-41, era da vedere se fosse fermato a tempo il cronometraggio o meno. 13-41 per Paolo Dal Molin, vediamo se arriva questo risultato. È apparso un 13-27 che sarebbe da... E continua a comparire 13-27 con 13-42 per Hassan Fofanà. Il metro e due da dietro ha dato una mano. Poi, quindi potrebbe anche essere, attenzione, che sto cominciando ad alzare la voce, mi sto scaldando, potrebbe anche essere che il 13-41 sia in realtà il tempo del secondo, che però molle, è da usare con le molle. 13-59 Perini, 13-78 per Frombriscua, Simonelli 13-79. Record italiano. Record italiano juniores. Poi Giuseppe Filpi 14-01, Francesco Ferrante 14-21, Mattia Montini 14-31. Se fosse 13-27 sarebbe record italiano. Franco! Fermati un attimo. Non è lì, vado a abbracciare a San Fofanà. La rivediamo la gara prima di portarlo lì. La rivediamo con proprio per vedere se quello stop del cronometro è effettivo. Qui la soddisfazione anche di chi lo segue. Hassan Fofanà ha fatto un eccellente 13-42 per tutti e due, beh, per uno ovviamente perché sarebbe minimo, per l'altro. Lo sta rompendo. Piano, ci serve per le Olimpiadi, per i giochi olimpici. 13-42, arriva Lorenzo Perini. Cosa la diamo? La diamo per ufficiale questo 13-27 record italiano, un centesimo meno dell'Emanuele Abate di Torino del 2012. Andiamo a vedere la gara, grazie a... Vediamo se c'è anche il cronometro. Allora, seguiamo il display del cronometro lì dietro, anche per vedere come si ferma. La gara è stata esemplare, torna sotto bene anche a San Fofanà. Vediamo se... Passa sotto al fotofinish e quindi non lo prende. Prende il secondo, prende Fofanà. Scusami, è vero che non è un gigantissimo. Da qui lo vediamo meglio. 13-27 per Paolo Dal Molin, che da queste parti ha trovato rinascita nella carriera grazie all'Athletic Club. Ma insomma, non è che passi sotto. Non è stato preso il tempo. 6-13-27, record italiano.